Ieri abbiamo un po' presentato, grazie alle riflessioni e alla descrizione di Matteo Corradini, che ha fatto su questo testo che ci ha un po' accompagnato in questi giorni, in cui abbiamo voluto prepararci e riflettere e fare memoria, non solo sui campi di concentramento, sullo sterminio degli ebrei perpetrato dai nazisti, ma su ogni crimine commesso in tutta la storia dell'umanità e che, ahimè, ancora oggi si continuano a commettere. E lo abbiamo fatto sempre cercando di vedere esperienze, oggetti, sentimenti che ci fanno vedere la luce in fondo al buio. E ieri abbiamo un po' accostato Anna Frank ed Etty Hillesum. Queste due donne erano ebrei, erano accomunate dalla passione della scrittura per comunicare, per mettere fuori quello che avevano dentro. Ma loro, ecco, non hanno solo questa passione della scrittura, ma hanno anche il desiderio di vedere la vita, di far primeggiare la vita e la speranza laddove c'è morte e laddove c'è disperazione. In futuro, scrive l'11 agosto 1943 Etty Hillesum, e si trovava a Westerbork, scrive così, annotando in una lettera questo pensiero sul futuro, una donna rinchiusa in un campo di concentramento che pensa al futuro. In futuro, quando non abiterò più su una branda di ferro in una terra circondata dal filo spinato, voglio avere una lampadina sopra il mio letto, così di notte intorno a me ci sarà luce ogni volta che lo vorrò. È una delle frasi che abbiamo già commentato. Anna ed Etty avevano paura. Anna ed Etty sognavano un futuro diverso, ma sapevano che il presente aveva bisogno di luce. Anna ed Etty, scrive Corradini, volevano entrambe una lampada, una lampadina, semplicemente un oggetto oggi molto comune, così comune che nemmeno ci facciamo caso. Quante lampadine ci sono nella tua casa? Sai dire il numero preciso? Probabilmente poche persone sanno rispondere al volo. Io non saprei rispondere. Anna, con la lampadina, ci illuminava i propri sogni. Sulla parete, accanto al suo letto, nelle stanze segrete, dove aveva trovato rifugio la propria famiglia per nascondersi dai nazisti, Anna aveva incollato opere d'arte, immagini, aveva incollato panorami e soprattutto le star del cinema e del teatro che amava la pazzia. Anna Frank era una fedelissima lettrice di una rivista che usciva in Olanda in quegli anni e si intitolava Cinema e Theater, e già dal titolo è facile capire di cosa si occupasse. A volte Anna ritagliava le fotografie delle dive e le incollava sulla carta da parati. La lampadina sopra il suo letto, se fosse stata accesa, avrebbe illuminato quelle star anche di notte. Oggi le lampadine di Anna Frank e di Etty Hillesum illuminano i cuori e i sogni di milioni di persone. La loro vita si è spenta, ma la luce, quando brilla, è più forte di qualsiasi buio. Oggi concludiamo queste nostre riflessioni sulla Shoah, sulla giornata della memoria e per ricordare, come abbiamo detto, tutti i crimini commessi dall'umanità sino ad oggi. Se avete notato, ho fatto parlare loro, ho fatto parlare i protagonisti, perché sono loro, sia quelli defunti, sia qualcuno vivente, che possono raccontarci veramente la verità. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.